Eccoci arrivati nella classica piazza siciliana di Favara, che ha il classico castello normanno, la classica chiesa barocca e anche la classica edilizia selvaggia degli anni 60. Ma c'è qualcuno che qua ha deciso di cambiare le cose. Abbiamo deciso di vivere qua, fare qualcosa per noi, per gli altri e non lamentarci. Soprattutto, non pensare che le altre città sono più belle, che sono più interessanti, perché io dico sempre che le città cambiano perché le persone le fanno cambiare. Oh, grande, grandissimo. Florinda, assieme a suo marito, da Parigi, hanno deciso di ritornare in Sicilia e di lavorare per il proprio territorio, costruendo un centro culturale e artistico proprio in un vecchio quartiere di Favara. C'è un bar, c'è il B&B, c'è un B&B, c'è un giardino. Quindi ci sono tante persone che collaborano. Sì, c'è proprio una comunità. Però è incredibile come sta bene anche un po' la distruzione, anche un po' le sovrapposizioni. Con questo. In realtà la distruzione l'abbiamo chiesta proprio per fare. Per fare questo esatto. Questo è un piccolo agrumeto, noi lo chiamiamo Riad Farm perché... Come in Marocco? Sì, sì. Questo spazio si chiama Anzemula, che è una cucina sociale, qui facciamo un miliardo di attività, pranzi, cene sociali, talk, workshop, laboratori per i bambini. Chi l'ha dipinto? Chi Salvo l'ha Ligama, che è un artista siciliano molto in gamba. L'arte che cosa serve? L'arte serve a migliorare la vita delle persone. Serve a dare identità, serve a creare futuro. Se serve a ipotizzare un futuro, qui cosa stiamo ipotizzando? Stiamo immaginando che delle comunità di persone, partendo dal basso, si autodeterminino e cerchino di costruire un futuro diverso, senza aspettare che nessuno dall'alto gli cambi la vita. Porto Zoe a vedere un altro posto meraviglioso salvato dai cittadini, un orto giardino che era stato abbandonato. Ehi! Ciao Beppe! Ciao Siusi! Benvenuta al giardino della Colimpetra. Questo posto qui era un grande lago artificiale 2500 anni fa. Cioè? Era pieno d'acqua e serviva agli abitanti di Akragas, circa 300.000, per dissetarsi. Guarda qua questi. No, sono delle sorgenti artificiali. Cioè, questa sorgente funziona da 2500 anni. E continua ancora? Lo puoi vedere con i tuoi occhi. Quello è il nostro orto dove si coltivano in questo momento zucchine, i pomodori, lì ci sono le melanzane. Le melanzane. Insomma, qui c'è una caponata. Sì, praticamente una caponata. Sai Zoe, nel 778 l'abate di Sennone, uno dei grandi viaggiatori del Grand Tour, ebbe a scrivere che questo era un angolo di paradiso, della terra promessa. Il posto racchiuso, posto in Eden. Quest'Eden tra il 1980 e il 1990 si è un po' perduto perché è venuto meno il lavoro degli antichi contadini. Ma no! Ecco, guarda. Qui ci sono aranci, mandarini, mandaranci, cedri, pompelmi, limoni. E altri appassionati lo hanno riportato all'antico splendore. È un luogo da vivere, insomma. Sì, da vivere! A proposito, io avrei il picnic! La tovaglia, che non ce l'ha nessuno la tovaglia per il picnic. Invece io ce l'ho, la tovaglia per il picnic. Andiamo a mangiare! Dai. Anche te Zoe, cioè sei sempre in ritardo, adesso sei in anticipo? Per le cose importanti! Dai, va bene, va bene, va bene! Si mangia! Sì. Yeah.